Abbiamo avuto dei problemi tecnici, mancano pochi secondi al termine. Attenzione, gol, 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 5-3 e finisce qua la partita allora. La Salernitana è qualificata contro lo Spezia, si qualifica e andrà a giocare contro il Parma. Gol di Jarosinski, finisce qua, 5-3, complimenti, complimenti, complimenti. Complimenti a tutti, 5-3, all'ultimo, proprio all'ultimo minuti, segna la Salernitana il gol del 4-3 con Lombardi e il 5-3 con Jarosinski. E allora è tutto qui dallo stadio Arechi di Salerno. La Salernitana a fatica supera lo Spezia 5-3, ma il risultato a questo punto è bugiardo, due gol di vantaggio sono troppi effettivamente. Da Raimondo Rodio è tutto, una battuta al volo se ci riusciamo da parte dell'allenatore Stefano Caruso, se ci riusciamo. Un avversario difficilissimo che ha combattuto con le mie stesse armi, quindi gioco in velocità, tecnica, e quindi mi sono ritrovato a specchio di fronte a un avversario come giocare contro se stessi. Sono stato fortunato alla fine a trovare due gol in velocità, ma insomma forse il pareggio era un risultato. E quindi si doveva andare ai calci di rigore. Comunque uno doveva uscire questa sera, perché si andrà adesso contro Di Silvio, contro il Parma di Di Silvio. Ma già superare il nostro amico. E allora vediamo al volo, Giampaolo. Molto combattuta, aperta. Tieni più verso qua, se ce la facciamo. Bellissima partita contro uno forse dei più forti sicuramente della Serie B, ma sicuramente darà del filo da torcere pure a